Buonasera, Emilio Puttaro, intanto benvenuto a Bologna. Emilio Puttaro, la voce d'Italia, quotidiano per gli italiani all'estero. E volevo chiedere questo, Russell, come si racconta il suo legame con l'Italia? Un legame che non si concretizza soltanto nel film Premio Oscar, ma va davvero molto, molto oltre. Grazie. Well, I think the connection obviously does start with that film, you know. But I think, you know, that film begins, you know, for a lot of people here, a sort of journey into the other work that I've done prior to that, and then the work I've done since. So, particularly in Rome, I kind of seem like, when I'm walking down the street, I kind of feel like everybody's uncle, you know. Everybody says hello, everybody sort of waves and stuff, and it's great, you know. But it isn't, there's an extra part to it, which is about artistry or something, you know. There's a sort of a respect, and I really, you know, appreciate it. It's not just fame, you know. It's very rare that I meet somebody here who's only seen one movie, you know. If I have a conversation, it's like, it covers a dozen titles type of thing, so, you know. But I think a lot of it comes from me, because I love being here, you know. I love, you know, and especially what I'm doing at the moment, where I'm exploring new parts of the country that I haven't been to. And when we finish the music tour, which we'll finish in the Czech Republic on the weekend. Ovviamente io amo quello che faccio, mi piace l'Italia, mi piace venire qui, ed è quello che farò adesso, appena completato questo tour che si chiuderà in Repubblica Ceca questo weekend a Karlovy Vary. Tornerò in vacanza e farò un viaggio, un giro, che sarà un viaggio di scoperta, un giro dell'Italia che visiterò con i miei due bambini, che sono bambini, non sono più cresciuti, pelosi e un po' pure puzzolenti. Una volta erano piccoli, ora sono cresciuti. Ma con loro faremo questo giro, che appunto sarà un viaggio di scoperta, e vi diremo l'Italia in lungo e in largo, perché quello che voglio fare è andare proprio a vedere, a visitare quei posti che o ho conosciuto molto brevemente o che non conosco affatto, proprio perché mi piace, amo questo paese. La ragione di questo rapporto è che io amo questo paese perché mi piace il fatto che la persona media, la persona comune qui in Italia comunque è coinvolta nella politica, si interessa, e quello che dico scherzando a volte, che magari vai in giro, compri una bottiglia di vino, sappi la bottiglia di vino, comincia a chiacchierare, se comincia a parlare di politica riceverai sicuramente delle risposte molto colorite. Quello che voglio sottolineare è che appunto c'è un'enfasi in questo paese che io amo molto rispetto alle cose belle della vita. Facciamo una domanda.